Come ogni anno, in corrispondenza con l'arrivo della primavera, torna in fiera a Vicenza abilmente la Festa della Creatività, aperta dal 23 al 26 marzo. Un'occasione per le tante appassionate di scoprire in anteprima materiali nuovi, incontrare esperti con cui confrontarsi, imparare le tecniche più in voga. Un viaggio fra crochet, tricot, patchwork, cucito creativo, opere in carta, bijou, cake design e molto altro. Oltre 250 gli espositori presenti in Fiera Vicenza, di cui quasi 30 provenienti dall'estero. Per questa prima edizione del 2017, abilmente presenta diverse novità di allestimento. Due le aree principali. La Hall 7 diventa la fabbrica dei sogni, il luogo dei desideri in cui trovare tutto l'occorrente per dare sfogo alle proprie passioni. La Hall 1, con Ricordati di me, è invece lo spazio ideale per rendere ogni ricordo unico e incancellabile, grazie al meglio che il mercato può offrire come carta, colori, stencil, home decor, washi tape e timbri. Ma non solo, da quest'anno abilmente si organizza attorno alle Isole della Creatività, aree in cui tante proposte diverse si aggregano attorno a spazi di ispirazione, dove trovare idee e materiali, ma soprattutto dove poter provare e sperimentare grazie a laboratori, workshop e il contatto diretto con le più famose creative e blogger del settore. Tra i personaggi di rilievo presenti in questa edizione è anche Joyce Escano, vincitrice della scorsa edizione di Bake Off Italia, che presenta il suo nuovo libro di ricette e propone uno show cooking di alcune sue realizzazioni. La prima delle isole, Mi racconti una storia, è il luogo elettivo per i bambini e i loro genitori, nonché per gli insegnanti. Vi si trovano tutti i suggerimenti per rendere unica la cameretta, i prodotti handmade per l'infanzia, ma anche laboratori e occasioni di svago per mamme e bambini. Dal teatro di burattini alle mostre di illustrazioni per l'infanzia, dalla creazione di libri ai laboratori per costruire una storia. Quest'anno l'associazione Sul filo dell'arte propone anche una straordinaria installazione in 3D dal titolo Omaggio a Guernica, la realizzazione all'uncinetto di una delle opere simbolo della pittura del Novecento. Infine, un'area a sé stante accoglie la mostra internazionale di patchwork, The Magic of Color,